Salve, oggi parleremo per quanto riguarda l'uso del coltello a terra, lotta del coltello e difesa del coltello a terra. Siamo qua con l'istruttore Marco Pedezzoli, grazie che sei venuto qua, e incominceremo a vedere tutto quello che si effettuerà a terra, come disarmare e come uscire da possibili attacchi a terra, sia con persona sotto e sia con persona sopra, disarmata e armata. La lotta, ok? Abbiamo già visto nella Mixed Martial Arts la lotta, come viene fatta, come andiamo giù, come viene preso, ok? Come si rotola giù in grappling, eccetera, eccetera. Abbiamo visto come ci sono gli attacchi di malviventi verso persone innocue, persone più deboli, che vanno a prendere, vanno a cercare di prendere la persona, vanno a cercare di bloccarla, la cercano di bloccare per poi andare al taglio, eccetera, eccetera. Oggi vedremo come si effettua, okay, alcune difese dal coltello a terra. Qui siamo in una posizione dove l'avversario col coltello, okay, è sopra di me. È sopra di me nella parte del bacino dove io posso usare questa posizione qua. È molto importante che noi conosciamo questa posizione, ok? Se abbiamo le gambe lunghe le raccogliamo, ok? Posso lavorare in esterno, posso lavorare dall'altra parte. Questo è molto importante, ci aiuterà molto. Lui quando attacca, ok? Di solito siamo predisposti a parlare così. Parlando così, se lui è un esperto, potrebbe uscire molto facilmente dalla mia mano, ok? Perché uscirebbe dalla parte del pollice dove c'è solo un dito e quindi di conseguenza anche se io stringo forte lui è molto facile uscire. Quindi questa situazione qua dovrà essere fatta molto veloce, ok? Quindi lui eseguirà una specie di attacco, ok? Ho la mia mano, la sua mano in questo caso è sul collo, quindi se ho questa libera potrò andare da sotto, ok? Ma andando da sotto eviterei un possibile colpo all'avversario. Quindi in questo caso vado sopra, mentre vado sopra colpisco e poi subito sotto giro, okay, la persona facendo leva sul braccio dove è il coltello. In questa maniera disarmo il coltello, ok? Posso rotolare via oppure controattaccare e ricolpire. Ora siamo con tutte e due le mani impegnate. Abbiamo detto che lui può uscire dalla parte del pollice, ok, molto facilmente se è un esperto, ok? Però posso uscire anch'io dalla parte del pollice molto facilmente. E questo dovrò usarlo, ok, mentre eseguo il bacino. Quindi sarà posizione che spingo, ok, col bacino, questo che disarma, ok, il mio braccio dal suo, disarmo il mio braccio, colpisco, rientro, ok, e vado a roteare per poi dopo colpire di nuovo. Ora vedremo la stessa posizione dell'avversario, soltanto che invece di essere sul bacino, sarà sul mio petto. Okay. Da qui io questo non posso più usarlo, perché non lo mando più via. Okay. Quindi lui avrà l'attacco del coltello. Okay. Io però potrò lavorare molto su questa posizione qua. Quindi su questa posizione qua, mentre lui usa la forza, ok, potrei sviluppare, okay, sfruttare la sua forza proiettandolo dalla parte opposta. Quindi in questa maniera io potrei prenderlo, okay, girare il polso, okay, e disarmare l'avversario.